conoscete tutti questo gioco. È un gioco dove tu devi muovere questo uomo pelato e devi andare avanti, ovviamente il tutto giocando con il mouse. Ah, non è vero, non usi il mouse! Bubba. Invece te becchi subito lei e becchi la Malahencam. Quello e quello gli metri fa, piani. Gli fa soprannominato The Fastest Man on No Legs, il più veloce uomo senza gambe. Comunque è un nickname veramente brutto da dare a una persona, Attento che fra poco arriva il K a dirti cosa fare. Ma che sta succede? Oh no, è quello. Giammo, sono se blu... aggiungi un po' di barba al personaggio diventa il maestro. Allora regà, se lo faccio first try per qualche illogico, assurdo, incomprensibile motivo, so 50 giftate. Potevo solo trovare il modo per provare a sbagliarlo senza farmi notare. No, raga. No, sbaglialo. No, dai, sbaglialo, amico mio. Puoi rimpicciolire quei numeri, no, di ragazzi, merda. L'ho fatto first try. Elegante. Giammo, è impossibile che cadi qua. Guarda se tua madre è una zoccola, porco Dio. Guarda se tua madre deve pià all'ungola, Guarda se... Regà, è il momento di dirvi che non ho soldi. Le carte sono ancora bloccate per colpa dei maranza milanesi e su PayPal non c'ho un euro. Che so per me tanto 50 sub diktate, regà? Che so un due video sugli insulti col Penguin. Cioè... No, ragazzi, ma che sta succede? Ma pure sto pezzo, ci mettevo 30 anni a farlo! Sì, Tumblr clown. Porca madonna, no Ragnar! Non mi far paura nel mentre che sto giocando a sto gioco! Canaglia di Dio! Sale. Il napoletano. Yeah, chill, bravi. Oh, stiamo andando, raga, voi non sapete quanto stiamo andando una crema. Comunque, non era questo il discorso, perché nel mentre che i miei si stavano a menà, pratica. Vabbè, e stavo a dire, praticamente, che l'unica famiglia che c'ha delle persone con l'età tipo la mia è quella sopra di me. Arriva un rutto, sembrava un urlo di Godzilla, dal piano di sopra. Immagina che ti senti proprio con l'eco, perché comunque è un piano di scale che girano. Ho sentito questo nel mentre che c'era mia madre che urlava, quelli che stavano lì, no, è il cinese, non è il mandarino, e quello gli faceva no, spagnola, la lingua. E questi hanno cominciato a ruttare all'infinito, e a noi stavano a fare una gara di rutti, da quel che ho capito. Stavano tipo facendo una gara di rutti. Oh, Teresa di Calcutta, non cascare. No, ti prego! Chill. Dai, fastidio, clown. Io ti giuro, il randello verde non l'ho mai provato. Non mi ha mai dato mezzo problema il randello verde. Così? Ok? Ma perché poi, dopo Porco che Dio, vado smettete. Sul randello, do tra un'altra volta? Che mi pare mio nonno rincoglionito come un albero, sì. I vicini che ruttano mentre tua madre e tuo padre si urlano addosso e altri discutono delle lingue nel mondo che sta battendo... Momenti, grazie Gabbo. Ma vai a cagare! Con la calma del mondo, guarda la mia mano quanto è piatta. E comunque io metterei l'urlo di Ragnar per 2 minuti come alert delle 100. Attaccarci qui e girare, perché noi tanto il coso blu ci tiene. No, devi stare fermo. Bravo, amore mio. L'unica cosa chiara è la confusione. Se la vita ti dà limoni, fai succo d'arancia. Ma noi dobbiamo dropparci. Per qualche illogico motivo riuscire a cadere sui cosi a destra. Ti devo ringraziare Gianmarco Tocco, che con le tue live apprezzo di più quelle di David Rubino. Ma di alette sono troppo fatto 10 galline, 20 alette, sono soddisfatto. No, non impanicare lui, da pezzo italiano. Oggi sono stato dal medico e gli ho detto... Vika Kvaratskhelia è un calciatore georgiano, attaccante del Napoli e della nazionale georgiana. Considerato uno dei maggiori talenti del calcio georgiano nell'estate. Oddio, guarda che c'ha guarata, regà. Gimo, sei proprio un ragazzetto strano, si vede che vai da bel buco.
L'ha già guarata, l'ha già guarata, l'ha già guarata! L'ha già guarata! Auso interessato anch'io per il trattore. Boom! Bim! Bam! Ci ha lasciato 2 anni fa e dei miei nonni. Spero che spendano i soldi in medicine tambure revolver. Ma il momento poteva essere più perfetto! Ma è un trattore Lamborghini 2000 con attacco europeo? Complicato, ma lo sono interessata fare. Anche io al trattore con aratro Dingo G20 manovomere con attacco europeo. Offro 25.000 non euro. Non panicare, non devi panicare, amico mio! Hai panicato perché tu sei uno stronzo. Perché sei uno stronzo. Grazie, Roma, sì. Che... TikTok di te che fai gol di Rabona. Io nei commenti scrivo che sei più forte di Kvara. Inutile dire che 8 napoletani hanno iniziato ad inaugurarmi la morte in arabo. Io ho risposto chiedendo se hanno visto Sporting Marsiglia. Ciao ragazzi, eccomi qua. Vi do il benvenuto sul mio canale ufficiale. Ma sei un bucchinaro! No, sei il peggior bucchinaro! Ragazzi, questo è il pezzo più difficile. No, allora, non è il pezzo più difficile del videogioco. È il peggiore per quanto riguarda il rage. Piano, non impanicare. Piano, piano, lo sai che non è finita. Alcuni termini italiani. Era il primo salto, sì. Non sai cosa vogliono dire. Devi essere tranquillo. Mi devo mettere su quella punta. No, ragazzi, non mi ricordo come si fa questo pezzo. Ho l'ebola. Devo fare la chiamata al K. Cioè, poi salì su sta roccia. Non devi fare il movimento, capito, alto. Lo devi già tendere tutto. Lo tendi già tutto. E poi gli stavi vicini. Comunque, ti ho inviato un enorme plaganale. Okay. Spero ti sia arrivato. Ciao. La sua direi che è una vera e naturale voglia di cazzo. Una voglia irrefrenabile. Inarrestabile. Ingestibile. Te l'avevo detto, ho dato un destro a un vecchietto, te l'avevo detto. Ok, raga. A te che sei la mia Roma. Questo, secondo me, è il pezzo invece più difficile del gioco. Per il ragazzo che chiedeva ripetizioni di fisica, io posso il lunedì, il giovedì e il venerdì. Comunque, Giammo, volevo ringraziarti perché sei un bel babbo e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100, 1, 11, 12, 1, 31, 454, 0, 0, 0, 0, 0. Ciao ragazzi, visto che ci stiamo pubblicizzando un po' tutti, io per scherzo le ho tirato un sinistro sotto la mascella, porco Dio, l'ho smolecolata. Sì, sì, ti prego! Mi sto cagando in mano, zio. Ho paura di provare a fermarmi in quel muretto perché, porco Dio, se mi fermo male da una botta. Ti sono mancato, vero? Sono proprio io il tuo carabiniere napoletano di fiducia. No, ti facendo prego! Un resoconto, mi ritrovo ad avere 8 mesi su questo canale. Basta parlare di trattori portano vita sul mercato, i peli anali del Toccus imbustati e ancora fragranti, chi offre di più? Per il ragazzo di prima, sì, non sono Weimaraner, ma la cagna te la posso montare io. Sì, porca madonna, sì! Sì! Giammo, questi sì! Sono i primissimi soldi che... Voi non avete idea, porco Dio, di quanto fosse difficile fare questa parte, di quanto mi sono messo a piangere. Giusto, in live perché per siamo in tema parte. Pure io. Il pezzo della neve sa essere veramente tumorale. Mo devi fare un salto che non ha senso. Ti fa un salto che non si sa come esce fuori. Te devi dire solo bucio de culo. Dio bastardo negabile. Lo devi reggere. Contro spada da battaglia più 9 PVT. Lo devi reggere. No. No. Ciao Giammo, se Antonio Sbarcatore era lo sperma goblino tomblu goblino tomblu goblino tomblu goblino tomblu goblino. Chill. No ragazzi, non riesco a fare sto salto, mannaggia Gesù Cristo. Sto morendo con le donazioni. No, da adesso non posso cascare, il problema è che non riesco a fare sta parte. Ragazzi, non si può fare il figa di salto. Il figa Monte di salto rotondo, non lo fai. Cioè, ci metto Gesù Cristo, tutta la potenza del mondo. Ma che devo fare? Faccio così con la mano, sto a tirare una ravanata in culo a una mucca. Al massimo voi riuscirete a camminare, ma la vostra madre zoppica per l'ano. Sì.
Vendottrattore modello Gambinasio. Sì. Ma come razza umana preferisco quella del KO del Marzone. Cerco ancora Weimaraner elegante! Per la mia casa. Elegante! Che m'ero dimenticato, queste sono belle tumorali. Le palle di neve, frate, la prima e la seconda, se caschi, caschi, bestemmi sei troie e basta. Dalla terza in poi, se caschi. Mi sa che caschi all'inizio. Grandissimo ZW Jackson. Sera a tutti, io vendo taglia versione premium. Gianmo, cos'è quella cosa che è lunga? Lunga ed è anche lunga? Sì, esatto, una tartaruga morta. Vabbè, è al cappello, potevo andare peggio. Vi prego. Anzi, ho chiamato Justit, ma non ho mai chiesto ragazzi, niente se non un cibo sotto casa con gli amici come fosse un bar giù per strada o barbari, a nome regionale, nel tratto compreso tra le isole italiane di Ponza e Ustica. Come porco Dio, vi si fu coinvolto fa? Il volo di linea IA 807. L'ultimo messaggio registrato dalla scatola nera fu... Giammo, quando è che mostri la clip in cui lecchi i piedini del pinguino al pallone d'oro? Parte la sfida tra Gore e Amatrice. Regà, punto esclamativo indirizzo, mi mandate delle cuffie nuove, prego. Quel pacco era della Sdrogo Posta? No, regà. No, ragazzi. Una sta bene, l'altra è andata. Niente, chissà come cazzo ci no, è finito no, sto personaggio in questa no, situazione. No, l'avevo fatto. Se può fare, con lo scotch le riesco a rimettere a posto. Il problema è che c'è una cuffia che... Cioè, devo... Oh, pacchio è bello, e amin che fa burdellù. Oh mio Dio, Severus Piton di Troie. E che mi ha sfondato l'ultimo appena si è seduta e la dovevo portare al salto in lungo. Vi prego... Lo sai, è tutto per i soldi. Te l'ha insegnato Fius. Arrivai vuole un po' di no, tempo no, no. Arrivai perché già mi ha sbloccato. C'hai il la mamma che è una mignotta senza vegeto, un se complimenti vegeto, perché vegeto. Ti giuro sulla Madonna, se batte sulla salaria è solo da fargli. Come mai sei così nervoso? Guardando il K sembra un gioco così facile, frene dissociati. Non ti tiri indietro, sei veramente sei una scienza, sei una scienza che perfetta. Carina. Sei una scienza perfetta, sei una macchina, porco Dio. Sei una macchina, sei perfetto, sei bello, sei sexy. Sei... Non fare lo stronzo. Dopo un'analisi attenta, ho capito che qui non puoi usare la grande tecnica del martello nel culo. Qui l'unico modo è partire da dove sto adesso, utilizzare un martello 45 gradi su quella roba strana e darmi una spinta in avanti così. Che tu sia sai e più meglio e usai e tutte quante loro. Sarà a me mi puzza il culo, non me lo annusare. Amici in ascolto, un cordiale buongiorno. Quella di ieri è... Cos'è che è caduto dall'altra parte, Dio? I fatti di casa nostra. Mario Fe... 23:30, highlights, eccolo, 22:23, 29.